Salve a tutti. Ah, della serie Recicliamo. Ho un LED da riciclare. È il LED di una di quelle lucette che si mettono sulla fronte, che spesso e volentieri hanno il problema che dopo un po' di tempo le batterie si rompono e si butta via tutto, ma il LED è ancora buono. Quindi vi faccio vedere un po' la luce che fa, che non è per niente poca, e ne volevo fare praticamente una luce da mettere vicino al computer alimentandola direttamente con il cavetto USB. Funziona, ecco qua, ripetiamo, zac, ok. Ora l'idea è quella di fare dei dischi, praticamente di creare un piedistallo per questa bottiglia, e il piedistallo, la bottiglia starà da sola, la riempirò di acqua, probabilmente l'acqua, ci metteremo dentro qualcosa che la renda opaca in maniera tale che diffonde la luce, quindi attappata rimarrà una bottiglia nuda e cruda, così l'ho già pulita. Farò un basamento recuperando un po' di legno vecchio tipo questo e lo farò praticamente utilizzando la sega a tazza, quindi farò vari dischi di cui uno sarà piccolo perché andrà messo in quest'anza qua in maniera tale da bloccare la bottiglia. Vediamo se ci riesco, andiamo avanti. Ho tagliato i due dischi, che poi comunque sia c'è da lavorarci ancora. Ecco qua, praticamente questi andranno qui sotto insieme. Bene. Basta così, se no lo stringiamo troppo. Via. Adesso la parte peggiore, leva tutta questa. Non ho il reverse sul trapanacolo. Sentivo un reverse. Sì, quindi adesso prendo l'avvitatore, lo tolgo, prendo l'avvitatore, con il reverse dell'avvitatore lo tolgo. Così no. Ah. No, così. That's all. Eccoci qua. Ora bisogna fare il buco per il LED in questo e in questo no. Sega a tazza, però c'è un però. Bisogna avere un qualcosa per tenerlo fermo. Io prendo uno di questi qui, sperando che riuscirò a tenerlo fermo con questo. Chissà. La vedo male, la vedo male, la vedo male.
e questo sergente riuscirà a tenermi. Boh, proviamo, va. La ceppa. Piano, piano piano, perché qui vola tutto. Goccio al naso dal freddo. Questo dovrebbe andare qui dentro. Il LED, no? Ci andrà? Quasi sì. Ci devo dare delle limatine ci devo dare. Ho fatto con che cosa? Con questa. Ecco. Raspa, si dice a coda di topo, ecco. Oh, ecco. Messo qui. Bene. Ecco qua. E questo va qui, tenendo ferma la bottiglia. Qui in mezzo già c'è un buco, lo allargherò un pochettino questo buco, eh? Non troppo, perché da qui deve passare il raggio. Il LED è piccino, ok? Bene. Quindi basta allargare un pochino questo buco, non troppo. Ecco qua, questa va qui sopra. Ora il problema è centrarla, eh? Poi qui sotto andremo a inserire il LED. Nel frattempo, con un pennarello ho segnato queste crocette praticamente, che serviranno per mettere le viti che chiuderanno il tutto, tanto questa roba va sotto. Così è chiuso. Ho riempito la bottiglia di acqua saponata. L'idea iniziale era di fare acqua saponata, ma metterci dentro un po' di sale da cucina, in maniera tale da ridurre l'effetto della schiuma, che il sale da cucina riduce la schiuma. Però alla fine ho detto, ma potrebbe essere un effetto interessante, no? Quindi adesso la vado a chiudere, almeno per questa parte è fatta. Poi qui nel laboratorio non c'ho il sale da cucina, quindi dove vado? Mi tocca farlo per forza senza sale, cioè è una scusa, insomma. Io adesso ho incollato, dovrò aspettare 24 ore. Ecco qua, con la vinilica. E si attende la fine dell'incollaggio. Prima prova. Questo. I contatti sono ancora un po' fasulli.
anzi proviamo senza questo, così. LED l'ho messo dentro già, eccolo qua, tac, za. Adesso c'è da fare rifiniture, montaggio, passaggio del filo, fissaggio del filo. È arrivato il momento di chiuderlo, mettiamo le viti. Avete fretta, no? Spero. Il video diventa lungo, ma del resto con le realizzazioni i video non possono essere corti. Non sono cose cotte e mangiate. Ho dovuto riallargare un po' questo buco perché era un po' troppo strettino per permettere al raggio comunque della sua. Ora che l'ho chiuso, lo riproviamo. Tac, partito, zac. Bene. A questo punto l'abbiamo completa. Tac. Eccola qua. La luce, oh, oddio, è giorno, quindi no. Faremo delle prove a casa, eh? È un po' sbilecco. Adesso lo tratto con l'olio di lino, così almeno è completo, finito, me lo porto a casa, rifacciamo le foto, lo proviamo al buio e via via. Eccoci qua, bottiglia finita, firma, vediamo un po'. E voilà, la lampada bottiglia, l'ennesima lampada bottiglia dallo Spolab è servita. Ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti, ciao.